Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Claudio Baglioni, celebre cantautore e architetto, vede i suoi due percorsi professionali convergere nell'Arena di Verona, dove si esibirà per gli ultimi 8 spettacoli di A Tutto Cuore, Plus Ultra, dal 19 al 22 e dal 25 al 28 settembre 2024. Recentemente è stato inserito nell'elenco d'onore dell'Ordine degli Architetti di Verona per il suo contributo nel valorizzare l'anfiteatro e nel promuovere la bellezza come strumento culturale. Durante una cerimonia a Verona, Baglioni ha ricevuto un riconoscimento inaspettato per il suo impegno nel campo dell'architettura, sottolineando la sua laurea in architettura e il suo legame con la musica. Ha annunciato che il suo tour del 2026 segnerà una svolta nella sua carriera, con l'intenzione di dedicarsi a nuove sfide musicali e di approfondire lo studio della teoria musicale del pianoforte. Baglioni ha espresso la sua gratitudine per l'Arena di Verona, definendola il punto di partenza e di arrivo della sua carriera. Ha ricordato i suoi esordi nel 1975 e ha sottolineato l'importanza di mettere dei limiti e tracciare un percorso verso nuove mete. Non ha intenzione di tornare a dirigere il Festival di Sanremo o di intraprendere nuove carriere nell'architettura o nel cinema. Il cantautore ha riflettuto sulle sue esperienze passate, rivelando di aver rifiutato ruoli cinematografici e di aver considerato nuove sfide musicali per il futuro. Concludendo, Baglioni si prepara a chiudere un capitolo importante della sua carriera, lasciando spazio a nuove...